col più veloce 5 e un quarto, e con una sono 3 al giorno, per andare e per venire, no? Perché sono solo 3? Perché c'è poca domanda. 5 e un quarto, è tanto il poco. Io posso ridurre, se avessi questo biglietto, di un, non so, mezz'ora. Giustifica quella mezz'ora per un numero di passeggeri che aumenta 3 treni, questa spesa, no, si parla di 7-8 miliardi di euro, il tunnel, poi ci sono altrettanto sulle due versioni. È un po' dubbia la cosa. I passeggeri ci sarebbero, non è che uno li esclude, però sono parte marginale. L'idea è che voglio essere marginale pure le merci, no? Hai il tunnel, ma poi le strozzature, poi comunque non è domanda perché è nord-sud, no? Quindi, oggi come oggi, uno ci mette 4 ore di volte per andare a Lione, ci mette 5 o 4 per Parigi e 4 ore per andare a Lione, cioè, come pure Lione, insomma, abbastanza in giù, no? Io sono andato a Lione adesso per un convegno prima, perché ci mette così tanto? Per il semplice fatto che c'è una fermata di Lione da Torino, devo cambiare la Champagne sì, che può esserci, c'era una volta. L'hanno tolta. Perché l'hanno tolta? Perché il numero di passeggeri non è tale da giustificare il fatto che si fermi a Lione venendo da Torino. Per altri versi, la maggior parte dei passeggeri, una buona parte dei passeggeri sui treni per Parigi che passano da Torino, vengono da Milano. Cioè, l'area di Torino non ha una domanda così forte, sarà un bene, sarà un male, è colpa nostra, non lo so, ma non ha una domanda così forte. Certo che qualcuno si deve pure andare a Parigi. Dovrebbe fare concorrenza all'aereo, questo è un tema delicato, è molto legato al costo del petrolio, del gasolio e così via. Per cui ci sono momenti in cui provare uno, provare l'altro. Attualmente EasyJet ha spostato il suo territorio a Milano, che non è un caso. Dopo alcuni anni che se ne andava da Torino a Parigi con EasyJet ha spostato il punto di partenza a Milano, perché ha detto, ma qui c'è un treno che va a Parigi, la maggior parte dei passeggeri partono da Milano, se io voglio fare concorrenza vado a prenderli a Milano, una volta che sono sul treno non li vedo più, che ribadisce quanto poco importante sia il mercato torinese, no? Il futuro non lo so, perché il costo per gli aerei sta aumentando, molte compagnie sono in difficoltà, può darsi che si aumenti, allora il vantaggio ritorna sul treno, però anche i biglietti dei treni, noi siamo abituati a un po' di costi italiani, come il resto d'Europa, cioè andare da qui a Copenaghen non c'è il treno a velocità, ma da qui a Londra in alta velocità costa molto più dell'aereo. E poi, per veloce che sia, ci metto anche un po' di più, perché purtroppo l'alta velocità ferroviaria è una finestra, cioè conviene sempre che sia abbastanza lungo, ma non conviene più se è troppo lungo, perché se è troppo lungo conviene a prescindere da fattori ambientali o vatela pesca. Sono considerazioni dal punto di vista tecnico facili da fare, però entra la politica e siamo rovinati. L'alta velocità sono miliardi e miliardi di euro, decine, centinaia di miliardi di euro, scontiamo tutto. E questo è il motivo per cui è importante la velocità. Tutti gli usamenti pubblici hanno contato tanti negli anni 90 sui privati che entravano qui, là, le banche. Non ne avevo niente, sempre dal primo secondo erano solo soldi delle tasse, che non ci sono. Noi stiamo pagando, noi abbiamo finanziari, sapete le manovre. Una parte di quello che paghiamo ogni anno sono gli interessi sul debito contratto per fare i pezzi di autostrada già fatti. Sono 2-3 miliardi all'anno, che non è uno scherzo, metti un fa 4 miliardi. Gli interessi sulle parti già fatte. Lui dice, ma le parti già fatte, però almeno qualcosa fanno. Allora, Roma è la prima entrata in funzione. Distanza 220, mi pare, di chilometri, o Cortina, per il tricchetto, però c'erano già 4 miliardi, sono diventati 6. Poi che ci sia un traffico così intenso, ci sono 14 al giorno. La linea nuova ne può portare 130. Economicamente, è dubbio che sia un po' più in perdita l'alta velocità, no? Perché è pagata a spese dei pendolari, che poi lo pagano loro, che riempiono i treni, è un servizio che fa schifo e in qualche modo concorrono, perché sono andato a pagare delle linee poco utilizzate. Il singolo treno è pieno, anche lì sono pochi. La Torino-Milano non è completa, quindi non ci si la può prendere troppo, no? Perché manca il pezzo lombardo. Però guardate, 4 ore, 20 minuti, se voi rimaste le fermate sull'altra linea guadagnereste uguale. Perché sono le fermate che fanno tempo, non è la velocità di punta, quella che conta. Sulla carta dopo 120 km sono troppo pochi, no? Però per
quanto poco rilevante sia in realtà la velocità. C'è un'altra cosa che si sa, forse non tutti sanno. Voi sapete che ci sono anche i treni di alta velocità francesi che vengono in Italia e vanno fino a Milano, scendono dalla Val di Susa, passano a Torino e vanno a Milano, alta velocità. Questi treni non prendono la nuova italiana. E dice come? Sono alta velocità, qui il prezzo in mezzo non lo è, va bene, però da in avanti saranno sulla velocità, ma Milano no, vanno a Vercelli, Novara. Perché? Perché i treni alta velocità francesi non sono compatibili con la nuova linea italiana. Col segnalamento, nel senso che il segnalamento che è stato messo è molto moderno, standard europeo, è più moderno il nostro che non i treni che hanno bisogno di avere a bordo delle attrezzature per leggerli. Ora, questa cosa è un po' paradossale, perché siccome ci sono molti anni per farla, e tutti lo sapevano, dicevano che era fondamentale, uno aveva il tempo per pensarci, no? Noi abbiamo fatto un'audizione come osservatorio delle ferrovie francesi, di quelle italiane, dicendo come questa storia. Tutti fingono di scandalizzarsi, i politici, ma questo è una cosa endemica, come una cosa endemica, benissimo, poi ti dicono i francesi, sì sì, è un problema, ci apprezzeremo, e quando? Al 2015 in avanti con la programmazione, questo vuol dire che non è molto importante questo collegamento Milano-Parigi, perché si buttano a spendere quelli che devono spendere, che non è poi tantissimo, per metterci due motrici in un'altra velocità. Invece continuano a viaggiare regolarmente per Vercelli Novara, avendo noi l'alta velocità. Andate al ritorno. Uno potrebbe dire, ma i nostri per l'alta velocità potrebbero andare in Francia a questo punto, no? No, perché non sono piccoli. Allora, in questo problema dei corridoi europei, in cui evitare la mobilità, bisogna eliminare le barriere, la cosa più banale è che non si riesce ad andare da un paese all'altro efficientemente, perché ci sono segnalamenti diversi. Ci sono quattro tipi di alimentazioni diverse in Europa, incluso le altre velocità, tra Italia, Francia, Germania e quant'altro. Allora, se è vero che la mobilità è fondamentale, la prima cosa che fai è mettere a posto queste cose, che sono quelle che costano di meno. Poi se è vero, cosa fare? Invece queste cose, vabbè, poi vediamo quando abbiamo tempo, ci pensiamo. Prima o poi